gioia figlia della luce, del carmine del fior. Il tuo genio ci conduce per sentieri di splendor. Il coraggio asciuga il pianto spede. Alessandro Manna dell'Alde Party Individual Member. Alessandro, la posizione ovviamente dell'Alde, abbiamo visto ci sono varie anime che sono promotori di questa, anzi promotrici di questa manifestazione. Sì, l'Alde, come ben sapete, è tra i partiti europei uno dei più convintamente federalisti. La posizione dell'Alde è ben presto detta: siamo assolutamente a difesa di Schengen, delle libertà fondamentali di circolazione di merci, servizi, capitali e uomini e persone soprattutto. E in più ricordiamo che Guy Verhofstadt, come capogruppo dell'Alde, presentò non più di poche settimane fa una roadmap per la crisi dei rifugiati. Quindi non solo difesa appunto di quelli che sono i diritti fondamentali e l'acquis communautaire, ma anche una proposta per far fronte a quelle che sono le emergenze attuali, una proposta concreta che riguarda ovviamente sia l'attivazione di un nucleo di volontari e di civili che possono appunto agire alle frontiere per dare manforte agli amici greci in questa fase, anche ovviamente a Frontex, che come agenzia intergovernativa ovviamente è insufficiente per far fronte all'attuale emergenza, e poi una roadmap che serve anche per responsabilizzare i singoli paesi membri, che in questo momento con i capi di governo si riuniranno nei prossimi giorni, responsabilizzarli e dirgli: aiutate i paesi di frontiera, date risorse pratiche, economiche e un vero supporto, altrimenti non sarete voi a sceglierlo, ma saremo noi a togliervi, a mettervi fuori dai benefici di Schengen. Quindi questa è la proposta di Verhofstadt, una proposta molto forte, molto dura, molto, una parola, dico, federalista, una parola che sta un po' scomparendo, veramente per l'unione politica europea. Quindi ALDE non difende soltanto i principi astratti, ma anche delle proposte concrete per risolvere la crisi attuale. Delle proposte concrete è anche paradossale: noi oggi in Italia non abbiamo dei rappresentanti nazionali nel gruppo parlamentare dell'ALDE, eppure Guy Verhofstadt, come leader europeo, europeista, federalista, come capogruppo e capogruppo appunto del gruppo politico ALDE all'Europarlamento, con le sue battaglie difende le prerogative, i diritti e le battaglie fondamentalmente di Grecia e Italia, che in questo momento si trovano isolate, facciamo un esempio, non so, da Macedonia e Austria, che vorrebbero alzare dei muri e rimettere il controllo alle frontiere tra appunto con l'Italia e la Grecia. I paesi frontalieri in questo momento hanno bisogno di supporto economico, logistico, finanziario, umano, ma soprattutto politico, e questo l'ALDE non lo sta facendo mancare. Grazie. Wir betreten Feuer, trunken himmlische Einheit.